Proseguiamo con le domande, tabella completata, calcoliamo la costante elastica della molla. Noi sappiamo che la molla ha accumulato questa quantità di energia potenziale elastica e sappiamo che l'energia elastica è data da questa formula, 1/2 la costante elastica della molla, l'accorciamento o l'allungamento al quadrato. Sappiamo che l'energia elastica è questo valore, ricaviamo l'incognita con la formula inversa, 2 energia elastica nella posizione C, che è la massima compressione della molla, diviso l'accorciamento al quadrato. L'accorciamento è stato di 10 cm perché dalle posizioni riportate sulla rotaia cuscino d'aria abbiamo B a 15 cm, C a 5 e quindi questo accorciamento è stato di 10 cm, meno 10 cm, cioè meno 0,10 m. Quindi sostituendo i valori otteniamo 57,6 N al metro, la costante elastica della molla. Ultima domanda, il lavoro compiuto dalla molla. Un tipico errore è quello di calcolare il lavoro compiuto dalla molla con la formula forza prodotto scalare spostamento, cioè forza spostamento coseno dell'angolo. È sbagliato perché noi sappiamo che questa formula vale soltanto se la forza di cui stiamo calcolando il lavoro, quindi la forza elastica, è costante, ma qui la forza elastica non è costante, non lo è mai, perché la forza che fa la molla diventa progressivamente sempre più intensa man mano che la molla viene compressa. È la legge di Hooke: più la molla viene compressa e più cerca di respingere il carrello con maggiore forza. Quindi la forza elastica non è costante, è una forza che aumenta con la compressione della molla e non si può usare questa formula. Va invece usata l'altra formula, siccome la forza elastica è conservativa. Per calcolare il suo lavoro dobbiamo utilizzare l'energia potenziale elastica. Quindi l'energia potenziale elastica all'inizio, posizione B, meno alla fine, posizione C. Infatti la molla viene compressa da B a C e se ricordiamo i valori, in posizione B la molla non era ancora compressa, era a riposo. Quindi la sua energia elastica valeva 0 Joule, invece in C la molla è tutta compressa e abbiamo visto che la sua energia elastica vale 0,288 Joule, quindi dobbiamo fare 0 meno 0,288 Joule e viene fuori questo lavoro giustamente negativo e la molla fa lavoro resistente. Giustamente perché mentre la molla viene compressa il carrello si sposta a destra, l'estremità della molla si sposta a destra, ma la forza elastica spinge a sinistra. Quindi la forza elastica spinge nel verso opposto allo spostamento, lavoro resistente. Notiamo anche che il lavoro che fa la molla è pari all'energia in transito, cioè i joule di energia che hanno cambiato padrone. 0,288 joule erano in forma cinetica, ora sono diventati energia potenziale elastica. Quindi i joule di energia che hanno cambiato forma è l'energia in transito. È il lavoro che fa la molla. Il lavoro che fa la molla è l'energia in transito.